Lei come si sta preparando al Natale? Ma come sempre, diciamo, niente di particolare. È un pensiero sempre per fare i regali, che non si sa mai cosa fare, però via. Siamo entrati già nel contesto natalizio, c'è movimento, siamo felici e contenti e speriamo che si chiuda bene anche l'anno 2023. Manca sempre meno Natale e fervono i preparativi per celebrarlo al meglio. La maggior parte delle persone lo trascorrerà in famiglia con il tradizionale pranzo in compagnia dei parenti. Quest'anno pesano i rincari in tutti i settori. Anche per questa ragione molti non hanno ancora fatto i regali e altrettanti ne riducono il numero. Mi sto preparando facendo i regali e per il pranzo di Natale con i parenti. I regali ci stiamo pensando, ancora qualcosa c'è da fare. Effettivamente non lo fate ancora, però per i bambini qualcosa abbiamo fatto. Io ho fatto il minimo indispensabile, per le persone quelle care, quelle che tengo. Non mi piace la situazione, al mondo. È vero o no? Per voi spero che ci venga a venire senza problemi, però non è questa l'aria, troppe guerre. Stiamo insieme con la famiglia, cioè fratelli, sai, cioè problemi a casa, stiamo un po' insieme, così passa una giornata insieme con loro, familiari. I soldi sono sempre di meno, i prezzi sono sempre più alti, si fa sempre più fatica ad arrivare a fine del mese. E fra l'albero di Natale, gli addobbi e i regali si cerca del tempo anche per stare con se stessi e condividere bei momenti con la famiglia. Sui regali ci si sbizzarrisce a partire dai grandi classici fino a qualche novità decisa all'ultimo momento. Maglie, pantaloni, felpe e giubbini, diciamo. Ecco, i regali sì, abbastanza. Ma io dopo questo periodo di lavoro probabilmente no, sicuramente starò con la famiglia, per cui procederò a stare un pranzo con i miei e magari la cena con i suoceri. Giustamente un po' di famiglia sta bene, dopo tanto lavoro e tante ore in piedi la famiglia penso che sia in primo piano. Dopo diversi anni di pandemia abbiamo avuto dei grossi cali. Fortunatamente pare che ci stiamo riprendendo. Noi quest'anno abbiamo fatto un gelato al panettone che non l'avevamo fatto mai, sta avendo un buon successo e facciamo i soliti panettoni ripieni con il nostro gelato, semifreddo che sia.